Buongiorno a tutti. Oggi vi voglio far vedere come si esegue la talea dell'ortensia. Come tutti sapete, l'ortensia è una pianta molto comune, molto coltivata nei giardini, sia come pianta singola, sia come pianta da bordura. La talea dell'ortensia ci dà molti vantaggi rispetto ad altri tipi di moltiplicazione. Intanto con la talea otteniamo delle caratteristiche identiche alla pianta madre, per cui otteniamo un clone che riproduce tutte le caratteristiche della pianta madre. Per moltiplicare l'ortensia per talea è molto facile, solo bisogna rispettare alcune condizioni. La prima condizione è quella di prelevare un ramo di un anno, possibilmente un ramo che parte dalla base della nostra pianta, e un ramo che non ha portato fiori. Quindi, come in questo caso, notate che il nostro ramo presenta una gemma apicale, quindi non ha ancora fiorito. Così come anche questo. Importante è prelevare questi rami da piante ben sviluppate e da piante sane. La talea dell'ortensia può essere fatta in diversi modi e anche in diversi periodi, a seconda dello stadio vegetativo in cui noi preleviamo il nostro ramo. Possiamo prelevarlo all'inizio dell'attività vegetativa, quando la pianta emette i nuovi germogli, e quindi andiamo a prelevare i nuovi germogli che saranno dei germogli molto teneri, ricchi di acqua, e dei germogli diciamo poco sviluppati. In quel caso lì parliamo di talea erbacea. Adesso siamo a settembre, quindi già siamo oltre la metà di settembre, diciamo che lo stadio vegetativo non è più quello iniziale, ma la pianta ormai ha finito di vegetare, quindi possiamo parlare sia di talee semilegnose che di talee erbacee. Semilegnosi chiaramente se noi andiamo a prelevare la parte bassa, che come vedete è più scura ed è più indurita. E invece possiamo avere ancora anche delle talee dove i tessuti ancora sono verdi e sono molli. Noi proveremo a fare tutte e due. Generalmente la talea è un tratto di ramo lungo circa 15-20 cm, può essere, generalmente si fa due nodi e un internodo. Allora ricordatevi sempre che le radici nascono sempre dove c'è il nodo. Il nodo ovviamente è quella parte dove ci sono le gemme. Quindi noi faremo un taglio appena sotto il nodo e poi faremo un taglio sopra il nodo. Quindi andiamo a lasciare due gemme. Volendo fare ancora un'altra, ovviamente abbiamo questo internodo che andrà eliminato e abbiamo un altro nodo qua, e poi taglieremo sopra. Andiamo avanti, taglieremo sotto il nodo, in questo caso c'è la presenza delle foglie, taglieremo le foglie e poi vedete che andando verso l'alto gli internodi cominciano a ridursi. Per cui se noi ancora facciamo un nodo avremo una talea molto corta. A questo punto io direi che possiamo utilizzare la parte terminale, quindi elimineremo questo nodo e andiamo a tagliare su questo. Taglieremo le foglie della parte basale. Poiché questa talea
è abbastanza erbacea, vedete ancora i tessuti sono teneri e le foglie sono molto grandi. Si può andare incontro, lasciando le foglie intere, a una dispersione elevata di acqua da parte della talea, poiché voi sapete che la perdita di acqua avviene attraverso gli stoni della pagina inferiore. Quindi allora noi, per evitare che la pianta, cioè che la talea, possa disidratarsi abbastanza in fretta, riduciamo la superficie traspirante delle foglie. Quindi andando a tagliare le foglie grandi e lasceremo invece intere solo quelle centrali. Quindi in questo caso la talea è fatta di 3 internodi, 4 nodi. Per cui vedete che abbiamo delle talee semilegnose, talee erbacee, quindi da un ramo ne abbiamo fatte 3. Prendiamo questo ramo, quest'altro ramo e facciamo ancora queste talee, taglieremo sotto il nodo, sopra il nodo. Elimineremo l'internodo, altro taglio sopra il nodo, foglie grosse, riduciamo la parte fogliare, elimineremo ancora questo internodo, elimineremo le foglie basali, taglieremo sopra il nodo, eliminazione delle foglie. A questo punto abbiamo la talea di punta, elimineremo questo nodo, internodo scusate, e taglieremo le foglie per ridurre l'evapotraspirazione. Quindi le foglie centrali sono rimaste intatte e quindi abbiamo realizzato questa serie di talee. Substrato di radicazione può essere di diverso tipo. Considerate tutte le talee, per poter radicare principalmente il substrato deve avere due caratteristiche. Ossia ci deve essere una componente che trattiene l'acqua e una componente che dia porosità al terreno affinché all'interno del terreno circoli liberamente l'aria, perché per la fuoriuscita della radice abbiamo bisogno di acqua e di aria. Abbiamo un substrato, praticamente è un compost, questo praticamente è un compost di foglie. Poi ho la sabbia, la vermiculite e la perlite. Allora, tutti quanti sicuramente conoscerete il terriccio, che può essere anche terriccio da giardino, può essere solo torba, in questo caso questo qua è un terriccio compostato, e poi qua abbiamo la sabbia. In teoria sarebbe sufficiente mischiare il 50% di questo terriccio e il 50% di sabbia e già otterremmo un terriccio abbastanza idoneo alla radicazione. Aggiungendo la vermiculite praticamente è un minerale che è stato sottoposto a elevate temperature e quindi ha subito, come dire, un rigonfiamento, un'espansione, così come anche la perlite, sono dei granuli ottenuti attraverso alta temperatura che praticamente sono diventate come delle spugne, quindi sono dei substrati sterili che hanno una grossa capacità di trattenere l'acqua. Anche la grilite, vedete, è fatta a granuli, quindi ha anche la grilite o perlite, come volete chiamarla, una capacità di trattenere l'acqua. Sono dei granuli abbastanza grossi, per cui inserito all'interno del terreno creano anche un'alta porosità. Io adesso, per
avere un substrato idoneo alla radicazione, mischierò questi tre componenti, quindi torba o terriccio di giardino, sabbia di fiume e vermiculite. Cercherò di mischiarli in parti uguali e andrò a crearmi un terriccio idoneo alla mia radicazione. Quindi avrò la vermiculite che mi trattiene l'acqua, la sabbia invece, la sabbia essendo formata da particelle grossolane, praticamente mi aumenta la porosità e quindi il passaggio dell'aria. Quindi mischio bene questi tre componenti. Potrei aggiungere al posto della vermiculite anche l'agrilite. Vermiculite e agrilite in teoria potrebbero essere anche usate da sole, perché sarebbero già idonei da sole senza aggiunta di terriccio o di altro materiale, sarebbero già idonee a una buona radicazione. Ecco, una volta mischiato bene, mi riempio i miei vasi bene. Magari utilizzare questi vasi un po' alti, quindi andiamo a riempire il mio vaso, dopodiché per aiutare la pianta nell'emissione delle radici possiamo utilizzare un ormone radicante. L'ormone radicante è una polverina tipo borotalco, che una volta fatta la talea andiamo a impregnare la superficie tagliata. Non occorre mettere l'ormone lateralmente. Una volta inserito l'ormone andiamo a far entrare la nostra talea dentro il vaso. Ormone. Ecco, come vedete le operazioni sono molto semplici da fare. Ecco, questo taleaggio potete cominciare a farlo d'ora in avanti, quindi ottobre, novembre, potete fino a ottobre, novembre potete farlo, quindi fare delle talee semi legnose. Basta per quest'altro. Il terriccio che ho preparato per la dimostrazione non mi basta per quest'altro, quindi metterò due talee nello stesso vaso. A questo punto non ci rimane che bagnare. È importante tenere sempre umido il nostro terriccio. Mettiamo le nostre talee in un posto ombreggiato, quindi noi mettiamole in pieno sole,
e evitiamo di far ristagnare l'acqua sotto. Quindi in teoria non bisognerebbe mettere i sottovasi, perché se poi l'acqua ristagna sotto il sottovaso potrebbe marcire la talea. Quindi terriccio sempre umido, ma non saturo di acqua. Ci vorranno 40-50 giorni per cominciare a vedere le prime radici. Quindi teniamole per tutto l'inverno. Cominceremo poi a travasare queste piante quando hanno un bel apparato radicale ben sviluppato. Allora cominceremo a trapiantare, a travasare le piante in un vaso molto più grosso, perché l'ortensia ha bisogno di molta terra, di molta acqua. D'altra parte, il nome scientifico di questa pianta è idrangea, quindi già il fatto che si chiami idrangea, idro sta per acqua, vuol dire che l'ortensia necessita di abbondanti bagnature durante il periodo estivo. Bene, con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo video. Ciao!